Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere si rave, e poi magari piove. Pino cammina che sembra uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni il cuore pieno di paura. Pino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica la questi particolari, è sentito un giocatore. Un giocatore lo vedi dal caratto, l'altro mismo dalla fantasia. Al freddo è meglio che non lo facciamo sperperare, volevamo ringraziare tutti quanti l'amministrazione di questo paese, io non so di questo paese, con il sindaco della città di Ercolano, diceva che le vuole fare una manifestazione fissa, farla in periodo in cui sono aperte le scuole, in modo da far vedere ai bambini, diciamo, che ci sono delle istituzioni anche sotto altri punti di vista, avvicinare, ridurre le distanze, toccare con mano probabilmente, e vedere che un mondo con le regole, diciamo, nello sforzo fisico, nel gioco di squadra eccetera, è più bello ed è più divertente, è quello per cui tutti quanti noi lavoriamo e cerchiamo di fare. Quindi abbiamo fatto dei premi simbolici, la nostra idea è che praticamente il trofeo, diciamo, è questo il trofeo. Sì, primo. Divenga, diciamo, la squadra che l'ha vinto quest'anno, probabilmente lo rimette in gioco l'anno prossimo e quindi probabilmente poi speriamo che possa. Dove lo concepiamo? Dove lo concepiamo? Quando ve la date? Ma stanno facendo gli europei. No? Volevamo cominciare dalla terna arbitrale. La terna arbitrale. La terna arbitrale. Un banco da colonna con tutti i ritorni che sono fatti delle terre confiscate. Bambolina. La fai vedere? Grazie. All'amministrazione comunale premia Veronica Montanino. La polizia urbana che pure riusciamo ci ha mandato una bella giornata, che era sabato, alla salute e alla faccia dell'Italia. Questi sono prodotti delle terre confiscate, le terre confiscate. Sì, piano piano. Questo qui lo portate al sindaco per dire che c'è stato molto spirito in questa partita. Allora, prima di darlo a Luciana volevo dire un attimo due cose. Allora, questo qua, questa targa la diamo praticamente a Luciana in qualità di, chiaramente, di moglie di Mimmo e a Veronica di figlia, però voglio che praticamente insieme a Luciana diciamo veramente grazie a tutti i familiari che sono qui presenti, e non basta solamente dire i familiari in generale, vorrei fare tutti i nomi. Dalla famiglia Pallefuoco, Avella, Siani, Clemente, Zuccherillo, della strage del treno 904, di Bona, Mele, quindi Clemente, detto Torre, sono dimenticato qualcuno. Ciminiello, Lamberti, Miele, l'ho detto. Nominatevi da soli. Napolitano l'ho detto. Assurdo, noi. Facciamo vedere. Grazie veramente a tutti, questo qua è per te. Vabbè. La squadra quarta classificata, beati gli ultimi. Nessuno vuole venire. Vengo io, ma da morte. Perché sono gli ultimi. Siamo i terzi. Siamo i terzi. Sono scappati.
scusa. La squadra secondo classificata che praticamente sono i carabinieri. Carabinieri? Carabinieri! Nonostante non sono stati capaci di arrestare l'attacco della magistratura. Allora, il presidente Federico Caffino De Rao premia la squadra terza classificata, il capitano che lo sostituiremo. Complimenti, sono sempre fortissimi, la società civile che vince sempre! Adesso i magistrati possono venire un attimo qua? Allarghiamoci. La squadra dei magistrati. Allarghiamoci un po', scendiamo. Possono venire tutti, vieni Alessandro. Enzo. Enzo, vieni. Venite ragazzi. Ragazzi. Vai, vinta, vinta. Fa, ragazzi. Ma dovete alzare come cannavale? Sì, sì, come con i mondiali del vai. Vai Mimmi, vai! Allora, Luciana e la figlia? Veronica. Veronica. Vieni Veronica. Allora, la procura è felice di stare con voi e questa nostra coppa è la vostra coppa che noi vi diamo con tanto amore e la metterete l'anno prossimo in palio nuovamente. Bravo. Sperando che saremo in Europa. Bravo! Bravo! Siete invitati a Castello Medicio. Libera!